Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. Siamo a 16 anni dall'uscita di Mr. Simpatia e ne hanno parlato ovunque eh, di, quando c'erano queste date, queste ricorrenze, eh, un po' per ridare lustro, un po' per fare click, un po' per cavalcare l'onda. Eh, tutti ne parlano, tutti riportano e via dicendo. Ma questo disco non è solo importante perché è una pietra miliare del rap italiano o perché comunque segna eh, un cambio netto nella scena che prima stava morendo e poi ripartita o per eh, mille altre cose questo disco è importante perché anticipa è il biglietto da visita che poi darà eh, via al cambiamento dell'industria musicale italiana che parte appunto da tradimento che non ci sarebbe stato tradimento senza mister simpatia che cioè, mister simpatia fa da apripista per un progetto che poi appunto eh, stravolge i canoni, cioè Mister Simpatia stravolge i canoni, però il progetto che poi arriva alle masse, quindi un po' lavorato e eh, anche un po' più popolare, è tradimento che cambia la discografia italiana. Ora arriviamo al perché. Prima di tutto ho diviso in punti il podcast che ha fatto Fabri Fibra in cui parla e tratta questa tematica. Infatti lui dice la scena era morta. Primo punto. Ovvero che c'è stata tutta la fase sangue misto, neffa. Eh, tutta quella parte di storia, il disco d'oro aspettando il sole, eh, tutta la passione per il rap eh, e tutto quello che c'è stato dietro, a un certo punto la scena si spegne, 950 e eh, tutto quello, insomma. Eh, era un periodo morto già dal 2001. Ricordo questa scena di Danno di quello del Fomento che racconta proprio quel tempo. La scena rap era ferma al mondo del tecnicismo e questa è una cosa che ci siamo portati avanti nel tempo, cioè anche nel 2012, 2013, 2014 comunque questa mentalità c'era anche se la scena era andata avanti, parlo nell'ambiente rap underground, quindi non si andava a vedere proprio il contenuto in sé per sé ma il doppio significato, la, la tecnica ed effettivamente invece in inglese eh, oltre al tecnicismo c'erano questi contenuti violenti anche con rime banali. E quindi di conseguenza eravamo indietro credendo di essere avanti col discorso dei tecnicismi. E invece era un mondo, diciamo, da un punto di vista di esercizio di stile, sì, superiore a quello di oggi. Però, a fatti concreti era un mondo fino a sé, era come un gatto, un cane che si morde la coda, ecco. Che parla solo di sé. Quindi il rap che parla di rap e non arriva al grande pubblico, forse per questo la scena era morta. Per questo motivo Fibra decide di andarsene all'estero, a farsi l'esperienza, anche per allontanarsi dalla scena. Questo quindi è il terzo punto. C'è nella sua vita invece personale la delusione, la delusione di quando smetti di studiare e quando fai un lavoro di merda. E questa è una verità. Se sei lì, smetti di studiare, ti rendi conto che farai un lavoro di merda per tutta la vita, che vieni pagato male e che comunque quello è. A meno che tu non riesci a realizzare i tuoi sogni, ma i tuoi sogni effettivamente non è che si realizzano così. Quindi c'è la frustrazione, elemento fondamentale di Mr. Simpatia. Tre temi principali, universali che vengono attaccati, oltre al eh, che vengono raccontati ecco, sì, attaccati, però raccontati in maniera macabra, oltre al disagio sociale che tutti vivono: la famiglia, il lavoro e la religione: tre capisaldi dell'Italia. Dell messi a nudo da Fibra mostrando i lati reali e crudi. L'aggressività, quella che cerca di attirare l'attenzione, Fibra dice io ho cercato con i tecnicismi, ho cercato con il rap introspettivo, conscious, ho fatto la musica di qualità. Non sono stato notato, è arrivato il momento di sfondare la porta, urlare, gridare e prendermi il mio spazio. Basta bussare. Poi c'è la creazione di un personaggio che vive la tua vita. Mister Simpatia. Lui qui dice che vede questo film di Mad Demon. Il talento di Mister qualcosa, non mi ricordo come si chiama. Però, ecco, lui vede questo film e si rende conto che deve creare un personaggio che vive la sua vita. E da qui nasce Mister Simpatia, lasciando il mister dal film di Mad Demon. Basta cercare su internet e si trova il titolo, ecco. Zero autoesaltazione e solo autocritica, questo è l'ottavo punto fondamentale. Fibra non, non è lì ad, ausel, ad autoesaltarsi come fanno tutti, bensì è lì ad autocriticarsi. E questa è una novità assoluta per il mondo rap, basato invece sull'autoesaltazione, il mondo del freestyle e il tecnicismo. Poi, ad oggi Mr. Simpatia dice che non potrebbe uscire perché la critica sarebbe più forte della musica, mentre una volta si passava il messaggio della musica c'era cioè il passaparola oggi c'è la critica che prima ti attacca quindi prima passa la critica poi la musica ed è un disco intramontabile perché appunto tratta le tematiche eh, diciamo che sono per tutti tratta quella frustrazione di quell'età i problemi di quell'età che tutti vivono questo ecco i motivi per cui quel disco ha avuto successo siamo nel 2004 la produzione nel 2003 Successo per modo di dire, cioè nel suo ambiente, lui effettivamente si rende conto che ha avuto successo tra parentesi nell'ambiente quando in torna in Italia e inizia a fare dei live. Facciamo un piccolo salto in avanti, il 2004 esce questo disco, ha la sua rilevanza, però a fatti concreti non è che fibra ci mangia o è famoso. È conosciuto nell'ambiente, ma non è come oggi che ci sono i social. Tu non ti rendi conto effettivamente del tuo disco, quanto ha fatto, anche se ha venduto un tot di copie considerevoli, mi pare intorno alle eh, tra 5.000 e 10.000. Ai tempi era tantissimo. A quel punto, in casa Universal Group. A livello americano, proprio a livello internazionale, la sede principale, si interrogano sul perché in Italia non c'è il rap. Cioè nell'universo non c'è un artista in catalogo che porti questo genere, che in America stravà. Come mai? Come è possibile? Allora chiamano la sede in Italia. Perché non c'è un rapper? Perché non facciamo un tentativo? E loro rispondono, guarda, qui in Italia abbiamo un certo Fabri Fibra, numeri alla mano, che è quello che ha venduto un po' di tutti con questo disco indipendente. Possiamo provare su di lui, ma occhio, perché in Italia non funziona questa roba. Parolacce, insulti, è volgare, attacca i, i capisaldi di questo mondo. Per me, per noi è un suicidio commerciale, oltre al fatto che ci fa fare brutta figura. Però questo capo del, dell'universal Group dice: Guarda, io un tentativo lo farei. Mettiamoci un 20.000 euro, che cosa sono per la Universal 20.000 euro? Anche perché ai tempi gli artisti erano sottopagati, cioè proprio a live beccavano, cioè roba che, eh, live stracolmi di gente, loro beccavano 800.000 euro, capito? Cioè, parliamo di cifre che ad oggi con le stesse persone prendono 15.000, per intenderci, 15 volte di più. E quindi Fibra, Club Dog e compagnia, fino ai contratti recenti, fino al mondo di Spotify, hanno comunque preso in curatura delle major pazzesche. Quindi siamo nel 2006, viene fatto questo tentativo, Fibra viene contattato, prepara a tradimento un disco rivoluzionario, un disco cattivo, aggressivo, comunque non come Mr. Simpatia, molti dicono ti sei ripulito, ma ripulito di cosa? Cioè parliamo di un ragazzo che va a TRL con una maschera e dice ho 28 anni, ragazze contattatemi, scopatemi, e se resta un po' di tempo presentatevi, cioè non mi sembra proprio così ripulito. Il disco debutta al secondo posto nella classifica Fimi. Questo per dire, ragazzi, l'investimento è stato altamente ripagato ed è lì che è iniziata la storia, è lì che è iniziato il rap ad essere legittimato. Sì, certo, i primi anni eri ancora quello yo-yo tutto quanto, ancora oggi magari c'è un po' il pregiudizio da parte eh, del mondo, diciamo, degli adulti, ma ad oggi se il mondo del rap è il primo in classifica ovunque. Soprattutto in Italia, al di là, ora parliamo dell'Italia, parliamo di questo paese. Il merito è di Fabri Fibra: nulla più, nulla meno. Se non ci fosse stato Fibra, ci sarebbe stato qualcun altro? Probabilmente sì, assolutamente. Però da lì hanno iniziato a firmare contratti club dogo, Inoki e compagnia Bella. Lentamente il mondo del rap è andato, è andato disco dopo disco, disco d'oro, disco di platino, sempre di più, fino ad arrivare alla seconda generazione di rapper, Emischilla, Fedez e compagnia Bella, fino ad arrivare poi alla terza generazione i trapper, quindi Ferebaste e compagnia, e ad oggi c'è il dominio assoluto a livello di vendita e classifica, nonostante siamo nel periodo a livello artistico, creativo, di contenuto e qualitativo più basso della storia, cioè la trappa praticamente ammazzato, io credo che nel 2020 siamo nella fine di un'era, perché anche ad oggi sì, rap stravà, però bisogna reinventarsi. E c'è una grande difficoltà, per questo siamo nell'anno dei remix. Comunque nel 2006, con tradimento, cambiava questo mondo e il rap diventava nel 2006 una realtà in Italia importante, rilevante e che ha influenzato la cultura del paese per i 15 anni successivi.